Cari amici di Opera Classica e di Eco Italiano, benvenuti ad una nuova puntata del mio programma dedicato all'opera e alla musica classica. Stasera ho l'onore di avere come ospite del mio programma per la prima volta, quindi è proprio una super esclusiva del mio programma, un compositore, il maestro Paolo Fradiani. Buonasera, maestro. Buonasera a tutti. La ringrazio per aver appunto preso parte al mio programma, è un grande onore, anche perché lei è il primo compositore, insomma, che io intervisto, quindi è un grande piacere. A piacere mio. Maestro, per iniziare, parli un po' di come si è avvicinato alla composizione e quando ha capito che la musica poteva essere il lavoro della sua vita. Non ricordo il momento esatto in cui mi sono avvicinato alla composizione, però posso dire che allora ero molto interessato alla scrittura contrappuntistica di Johann Sebastian Bach. È per questo motivo che decisi così di apprendere a scrivere linee melodiche indipendenti attraverso lo studio dell'armonia e del contrappunto. Invece ho capito che la musica, ossia la composizione, poteva essere il mio lavoro quando finalmente ho firmato nel 2016 il contratto di collaborazione con la Universal Edition, che è stato ed è attualmente uno dei più importanti editori della musica moderna. Firmare il contratto per la Universal è stato per me un sogno che si realizzava, anche perché ho passato gli anni di conservatorio a studiare proprio su quelle partiture. Racconti un po' il suo percorso di studi. Ho iniziato gli studi musicali con il basso elettrico all'età di 15 anni circa e da lì ho preso le mie prime lezioni di musica con alcuni insegnanti della zona. Successivamente cominciai a studiare armonia, lezioni che facevo con un organista, e da qui ho intrapreso anche lo studio del pianoforte. Decisi così di studiare questo strumento in quanto non ero in grado di suonare esercizi di armonia che ogni volta portavo a lezione. Parallelamente allo studio del pianoforte, ho iniziato quello del contrabbasso, strumento che ho studiato privatamente a Roma. Nel 2005 invece feci domanda di ammissione al conservatorio di Alfredo Casella di L'Aquila e da lì mi è iniziato il mio percorso compositivo. C'era Alessandro Sbordoni come insegnante principale, a cui è subentrato Mauro Cardi dopo 3 anni circa. Dopo aver sostenuto l'esame di compimento inferiore, sono passato al nuovo ordinamento che prevedeva una laurea breve della durata di 3 anni più una specialistica della durata di 2. Durante l'ultimo anno del biennio di composizione sono stato in Erasmus in Germania, a Mannheim, attualmente città della musica UNESCO, rinomata storicamente grazie alla scuola di Mannheim, conosciuta soprattutto per le innovazioni raggiunte in ambito orchestrale. Lì ho trovato una fiorente realtà musicale, che ha comportato per me una significativa crescita in termini musicali. Ho studiato presso l'Hochschule für Musik di Mannheim con Sidney Corbett, che è stato a sua volta allievo di Georg Ligeti, uno dei massimi compositori del secondo Novecento. Sono ancora molto legato a quella città, tanto che a maggio prossimo probabilmente tornerò per un concerto. Dopo questa es Complimenti. sì, grazie. Dopo questa esperienza, nel luglio 2014 sono tornato in Italia dove ho concluso finalmente i miei studi in composizione. La tesi di laurea prevedeva inoltre l'esecuzione di un lavoro, di un mio lavoro, Archetipi per orchestra, che scrissi proprio nel periodo di Erasmus, brano che mi è valso anche un premio di un importante concorso di composizione. Nel 2015 ho cominciato il corso di laurea jazz con Luca Bulgarelli, sempre presso il Conservatorio dell'Aquila, che ho concluso brillantemente nel 2017 con una tesi su Charles Mingus. Per l'occasione ho messo su una big band composta da 18 elementi con la quale abbiamo eseguito i miei arrangiamenti. Lei ha partecipato anche a vari festival, magari ci può raccontare di qualche esperienza? Sì, l'esperienza più bella è stata quella di Atina Jazz, credo fosse nel 2008, anche perché è stata la mia prima partecipazione in un festival di rilevanza nazionale. Abbiamo suonato nella manifestazione in occasione dell'uscita del nostro primo lavoro discografico. Come ospite c'era Javier Girotto, che è un bravissimo e noto sassofonista italo-argentino. Ricordo che prima del concerto ero molto teso, però subito dopo sono riuscito a scaricare la tensione e a concentrarmi sull'esecuzione. Lei ha lavorato in qualità di compositore in molte nazioni. Può parlarci di qualche esperienza, magari in qualche città in particolare, appunto, che l'ha ispirato? Ovviamente la città che mi ha ispirato di più in assoluto è stata Mannheim, anche perché lì ho scritto la maggior parte dei miei brani, compresa la mia tesi di laurea di biennio di composizione.
Ricordo che in quel periodo mi è capitato anche di andare a Berlino per via di un concerto e purtroppo mi sono soggiornato per pochissimo tempo. Sono anche stato ad Heidelberg diverse volte, città vicinissima a Mannheim, che è una delle città tedesche più belle in assoluto, tanto che è considerata la Firenze di Germania. La particolarità di questa città è che durante la guerra molti dei suoi edifici, a differenza di tante altre cittadine tedesche, non sono stati distrutti, perciò conserva ancora quelle peculiarità tipiche dell'architettura locale, senza contare che da lì sono passati autori come, per citarne alcuni, Schumann, Čajkovskij e Scriabin, che qui ebbe anche l'opportunità di comporre. Un'altra città che mi è piaciuta moltissimo è stata Istanbul. Sono arrivato lì per via dei concerti organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura. In realtà mi ero già promesso di andarci. Ricordo di essere arrivato qualche mese dopo il tentato golpe. Comunque la città, data la sua importanza e posizione, mi è parsa molto occidentale. Mi è piaciuta molto sia da un punto di vista architettonico che del folklore locale. È risultato molto piacevole il canto proveniente dal minareto, che veniva diffuso attraverso gli altoparlanti situati in città durante l'orario di preghiera. Quali sono le sue fonti ispiratrici che le permettono poi di comporre un brano musicale? E ogni volta le fonti sono sempre diverse. Posso dire che generalmente mi rifaccio ad un'idea di base, spesso di derivazione extramusicale, che sviluppo, traslittero in musica. Poi, una volta avviata la composizione, ho comunque già l'idea di come sarà il pezzo, in quanto il suo divenire è già contenuto nell'idea di base e nelle prime battute. Per i miei brani ho composto spesso traendo ispirazione da elementi derivati, ad esempio, dalla geometria, dall'aritmetica, ma anche tratto ispirazione dalla musica etnica, dalla filosofia e, per più di un brano, dalle religioni, anche attraverso l'utilizzo di testi sacri. Ogni mio brano ha una storia a sé a proposito. E che emozioni suscita in lei la musica? Cosa è per lei la musica? Penso che in me la musica susciti tutti i tipi di emozioni che possono essere suscitati nell'essere umano. Questo ovviamente varia a seconda della musica, e bisogna anche considerare che nell'ascolto influisce molto la memoria e la cultura individuale, cultura intesa anche come quell'insieme di conoscenze ed esperienze di vita vissuta. Posso dire che, da un punto di vista fisico, la musica è la successione organizzata dei suoni nello spazio e nel tempo. A parte questa prima osservazione, considero comunque la musica, come avveniva per gli antichi greci, una disciplina con funzione etica ed educativa di fondamentale importanza per il progredire della società. Quali sono le varie fasi di lavoro che portano poi a un componimento musicale? La prima fase, diciamo, è quella di ideazione e concettualizzazione dell'opera, a cui segue quella di progettazione. Generalmente intendo per progettazione l'ideazione della forma e degli elementi primari da utilizzare per l'opera, che di per sé ci danno già un'idea di quello che sarà la forma. Questo passaggio serve più che altro per avere una visione d'insieme del pezzo ed è di fondamentale importanza, soprattutto quando bisogna comporre un brano di lunga durata. Successivamente passo alla realizzazione pratica del pezzo, che è il vero processo di costruzione, ovvero l'atto pratico del comporre. Da questo passaggio dipende direttamente la riuscita vera e propria del pezzo. Infine, una volta completata la stesura, generalmente passo alla revisione, che spesso implica anche la modifica sostanziale di alcune parti dell'opera. E quando pensa ad una composizione, ci sono delle immagini della mente che accompagnano il suo lavoro? Si emoziona componendo? A volte sì, a volte no, anche perché comporre musica implica, per quanto mi riguarda, un dispendio enorme di energie da un punto di vista creativo, e perciò non sempre viene prima l'emozione. Però ci sono alcuni momenti dove la cosiddetta vena creativa fluisce liberamente. In alcune delle mie composizioni mi sono ispirato a delle immagini visive, come ad esempio il brano Sfere di luci in movimento su sfondo nero per Quartetto d'Archi, composto nel 2012, oppure il brano Aurora Boreale per orchestra. Già dal titolo di queste opere è possibile dedurre i riferimenti che avevo al momento della composizione. E aggiungerei anche Acropolis, di cui ho numerose versioni, è ispirato idealmente al mito di Ancizia, dove ogni movimento è riconducibile ad un'immagine ideale dei luoghi del mito.
molto affascinante come percorso, sia per chi appunto la compone che poi per chi ascolta, insomma, Sì. questi bellissimi brani. Lei ha vinto alcuni premi, può dirci quali e che emozioni le hanno suscitato? Vincere dei premi è molto bello perché sono in qualche modo la conferma che quello che hai fatto e stai facendo è un buon lavoro ed è soprattutto uno stimolo ad andare avanti e continuare per quella strada che hai intrapreso, che spesso risulta essere molto difficoltosa, soprattutto per la composizione. Uno dei premi, peraltro molto importante, l'ho ricevuto dopo un periodo professionalmente molto negativo. Ricevere questo premio ha rappresentato per me una via d'uscita dopo un periodo di titubanza. Quindi è stato uno slancio ulteriore per continuare appunto il suo lavoro di composizione. Sì, esatto. Lei ha composto anche musica per un film. Che esperienza è stata? Allora, ho composto nel 2014, insieme al mio collega Alfredo De Vecchis, la musica per il film muto del 1926, Charlie Bowers, dal titolo N'aiutes l'Ouan o Non tu exagères, nella versione francese. Il progetto in questione è stato prodotto da un'importante emittente franco-tedesca, Arte TV della ZDF. La musica è stata registrata a settembre dello stesso anno ed il film è stato poi mandato in onda in Eurovisione pochi mesi dopo la registrazione. A maggio prossimo la musica verrà eseguita per la prima volta a Neustadt in Germania con la proiezione in contemporanea della pellicola. Invece, per quanto riguarda la composizione, devo dire che è stata una bella esperienza, anche se molto faticosa, soprattutto perché risulta molto complicato mandare in sincrono musica ed immagini, come ho tentato di fare. In realtà potevo benissimo scegliere di fare diversamente, ovvero di comporre una musica di narrazione senza dover prevedere al millesimo di secondo il sincronismo tra immagine e musica. Lei è fondatore e direttore artistico di un'orchestra da camera. Da cosa nasce questa idea e come porta avanti questo progetto? L'idea di fondare questa orchestra ha già qualche anno, è solo per motivi economici, essendo un progetto molto dispendioso, che ho rimandato la fondazione. Invece quest'anno è accaduto che mentre stavo lavorando a delle nuove pubblicazioni, che usciranno tra qualche mese, ho ricevuto una chiamata che riguardava per l'appunto l'organizzazione di un concerto, che si terrà a dicembre. Ho così subito pensato di utilizzare per l'evento i lavori che stavo ultimando e di coinvolgere un'orchestra già formata, soprattutto per ottimizzare i tempi sulla questione della gestione degli orchestrali e delle prove, che risultano essere sempre una cosa molto difficoltosa a livello organizzativo. Purtroppo l'orchestra non era disponibile per quel periodo e perciò ho deciso di fondarne una ex novo, utilizzando i migliori talenti locali, ed anche per dare al territorio una nuova realtà musicale stabile che prima d'ora non c'era mai stata. Per il momento abbiamo due concerti che faremo nel periodo natalizio, essendo un'orchestra ad organico ridotto, dovremmo avere anche più facilità nel reperire ingaggi, perciò stiamo attualmente lavorando nel trovarne degli altri. Ok, le auguro buon lavoro, insomma, e La complimenti perché ringrazio. fondare delle orchestre di giovani è sicuramente un atto bellissimo che un artista può fare verso altri giovani menti, insomma, che si dedicano poi alla musica. È Complimenti per vero, è questo vero. progetto. La Spero di ringrazio. andare avanti sempre meglio. Lo Lei, spero anch'io. sì, glielo auguro. Lei ha già pubblicato qualche sua composizione? Sì, attualmente ho 10 opere pubblicate, di cui 5 arrangiamenti e 5 brani originali. Oltre alla Universal Edition, i miei lavori sono pubblicati da altri editori come la Da Vinci Edition, un editore con sede ad Osaka, Giappone, e la Edition Margaux, che è un editore facente parte del gruppo editoriale AMA, con sede a Berlino. Oltre a queste edizioni, sto attualmente lavorando per la pubblicazione di nuovi lavori che riguarderanno sia arrangiamenti che mie composizioni originali. Lei cosa consiglierebbe ai giovani appunto che vogliono diventare compositori o più in generale che vogliono vivere di musica? Non conosco nessun mio collega che viva esclusivamente di musica. La maggior parte dei musicisti, incluso quelli che hanno una carriera a livello nazionale ed internazionale, si mantengono grazie all'attività di insegnamento che svolgono presso i conservatori, licei, scuole pubbliche e private.
Poi per quanto riguarda la composizione risulta ancora più difficile lavorare, in quanto in Italia c'è poco spazio sia per via dei pochi concerti dedicati, sia perché ad essere eseguiti sono solo quei pochi compositori che occupano posizione di rilievo anche in importanti istituzioni statali. E quei pochi giovani a cui viene dato spazio sono quasi sempre loro allievi o accondiscendi. Perciò ai giovani consiglio, finché la situazione non cambia, di tentare la carriera all'estero. Per chi studia presso i conservatori consiglio comunque di fare l'Erasmus e di portare avanti in parallelo un altro percorso di studi che offra maggiori sbocchi occupazionali. Lei ha impegni futuri di cui può darci qualche anticipazione? Sì, i miei prossimi impegni futuri riguarderanno l'esecuzione di alcuni miei lavori presso importanti sale dei concerti e fondazioni estere come lo Stiftung Mozarteum di Salisburgo in Austria, l'Istituto francese di Croazia, concerto quest'ultimo che avrà luogo a Zagabria. Oltre a questi due concerti avrò altre esecuzioni in paesi quali Germania, Finlandia e Svizzera e per concludere terminerò l'anno con i concerti dell'Orchestra della Camera della Marsica. Perfetto, maestro, io la ringrazio tantissimo per questo bel Grazie a lei. racconto, insomma, e anche per l'impegno non soltanto nella composizione, ma anche, appunto, io l'ho detto già prima, nel coinvolgere, appunto, giovani talenti musicali. Quindi sono doppi complimenti sia per il suo lavoro di compositore che per queste bellissime iniziative, anche perché il La mio ringrazio. programma cerca di dare spazio, appunto, alle nuove leve nel mondo dell'opera e della musica classica. Quindi aver potuto discorrere con lei su queste argomentazioni è stato davvero un onore e un piacere. Piacere mio. Maestro, può fare un saluto al mio programma Opera Classica? Saluto tutti gli spettatori di Opera Classica la ringrazio per la disponibilità concessa. Ringrazio io lei, maestro. Un saluto. Saluto. Arrivederla. Arrivederci. Arrivederla. Buona serata. Buonasera.